Ciao a tutti ragazzi, sono ND e bentornati su GTA 3. Allora, GTA 3, dove dovremmo ritornare di nuovo sulla signora A. Dalla signorina a Suga qui e Suga là. Con questo cadavere di macchina, però questo ciò e questo mi hanno dato. Ho trovato solo questo, quindi se attacchiamo sta gran fava, dopo seguiamo la macchina da Yakuza, che è più bella. Ok, dopo fatta quella missione... Vabbè. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Ah, l'olio dei chili. Pizzica un bel po', direi. Cazzo, un'altra con il tempo. Ma per porca di quella vacca maiala, no? Ma voi solo col tempo siete capaci a farle ste cazzo de missioni de merda. Allora, detto ciò, torniamo di corsa alla mappina qui e andiamo subito al porca puttegna lagna pugna fagna. Che guaiuna. Con calma, che ci sto andando. Stai calmero, Carmelo. Stai molto... E levatevi dalle palle, che devo andare in quel puntino viola piccolissimo lì. Levatevi immediatamente tutti dai coglioni. Ho 2 minuti e 47 secondi per tornare da quel fottutissimo puntino viola. Via tutti dalle palle, via dalle palle. È tua nonna... E tua nonna anche qui. Guarda dove cazzo mi sta facendo scendere con questa vetturina di merda. E dai. Ah, devo prendere il bazooka qui? Aiuna. Abbiamo il bazooka gigantesco. Aspetta. Olè. Vai con la F. Allora, raggiungi la body segnalazione. Dove cappio è? Sì, qua la roba si sta creando piano piano con molta tranquillità. Questa barca non cammina manco se la prendi a calci in culo. Però va bene. No, ma continuiamo, ma tranquilli, No, vai un po' più piano. Ho solamente 1 minuto e 49 fottutissimi secondi. Ma vai più piano, tranquillo, buono. Buono, zio, con tanta tranquillità. Vai con tanta tranquillità. Tieni per l'aereo e non inizi l'atterraggio. E poi? Ok, usa il lanciamissili per abbattere la... Muori un po'? Ok, allora, dov'è? Dov'è l'aereo? Questo qui? No, quello lì? Dove diavolo è l'aereo? Dove diavolo è il fottutissimo aereo? Dove sta? Non si sa. Penso sia quello lì di fronte a me, il giallo. Il puntino giallo, sì. Ma se non ti avvicini, fratello, io così mi prendo la barca in pieno. Tanto tu da qua devi atterrare, no? Perché le boe stanno qui. Le boe, questo qua è la pista, qua dovresti atterrare. Quindi se devi fare il giro di là e venire da sta parte, io ti batto il momento in cui stai qui di fronte. Sempre se stai a venire, brutto figlio di tua madre. Questo ha preso il decollo adesso, non mi sembra questo. Giusto? Giusto. O sei tu? Eccolo. Eh no! L'ho appena colpito! Ecco, missione fallita. Ma io dico no, ma porca di quella vacca maiala! Porca!
quella maiala porca di tua nonna, che perché è una gran maiala porca. Ma io dico no. Ma io ho sparato 10 km prima. Perché cacchio non l'ha preso quel fottutissimo coso maledetto schifoso? Perché cacchio non l'hai preso? E io, dai che torno indietro con sta barca maledettamente lenta. Mannaggia la vacca maiala schifosa porca. Allora, famoso HP, zio, nipote, cugino. Famoso HP. Allora, io devo sparare a quel fottuto ancora prima che mi prenda a calci in culo, giusto? Sì, tanto mo esplodi, non ti preoccupare. Continua per altre 2-3 volte, poi esplodi. Ciao. Allora, io devo andare a prendere quel fottuto aereo di merda. Perché non mi fa tornare subito sto gioco, mannaggia. Allora e quando l'hanno fatto a cacchio bubbolo de mommolo. Allora, torniamo immediatamente dalla signora A come Ancona, come Asuka, come Avatta Piander culo. E andiamo subito subito a rifare sta missione. Eccone un'altra che sarà ancora più difficile di quella vecchia. Che gran rottura di coglioni, Santa Lucia. Io dico no. Ma una cosa un po' più semplice. Ma non, quando caspio la fate fa? Una cosa normale. Una cosa normale? Non c'è? Non c'è una cosa normale? Non c'è. Sembri che sembra che non c'è. Non c'è una cosa normale. Non si può fare normale. Porcaccia la puttagna. Una pupazza lagnosa. Vai via. Sciò tutte ste cazzo dei pali. Ecco. Oh, mo può pure esplodere. Tanto ce n'è un'altra. Ciao. Allora, sì, zompiamo non ci interessa, l'abbiamo già sentito, gli puzza il culo e quindi ha messo davanti al chili, e al chili peppers, don chili peppers, che i chili peppers poi hanno perso la battaglia. Che cazzo sto dicendo? Non lo so neanch'io. Allora ragazzi, io direi che ho una piccolissima, ma proprio piccolissima novità. Allora, a settembre, perché ormai siamo quasi alla fine del nostro bellissimo agosto, a settembre inizieremo un nuovo gioco. Inizieremo un nuovo gioco che però in realtà è nuovo solamente per alcuni versi, per altri è vecchiotto, ma sul mio canale non c'è mai stato. E forse se ci riesco, se... Oh regà, ascoltatemi bene, se ci riesco, non è che lo faccio punto, lo faccio con la webcam, perché sarà un gioco molto interessante da vedere le espressioni che farò. Già sto esprimendo le mie espressioni con questo gioco, figuriamoci con quello che è un gioco molto 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 espressivo. Quindi non lo so se ci riesco, magari qualche puntata la faccio con la webcam. Se non ci riesco, raga, scusatemi, comunque più o meno è questa la storia. Dovrò farne uno con la... dai, senza webcam, non lo so. Ancora non ne sono convinto al 100% pieno per pieno, però comunque siamo là. Allora, la porca puttana di sta cazzo di cosa lenta come la morte. Dicevo che più o meno dovrò lo farò con la webcam, se, e dico se ci riesco. Se non ci riesco, scusatemi ragazzi, ma lo faremo normalmente, senza, non vi preoccupate, senza che vi mettete lì a allarmarvi di cose lontane. Allora, fermi qui. Adesso ti sparapagno io i coglioni, brutto schifoso. Allora, tu muori immediatamente. Grazie. Ora che lui è morto, dovrebbe arrivare il fottuto aereo di merda. Stavolta sto proprio sotto al fottuto. Sotto al fottuto che cercherò di colpire il prima possibile. Allora, vediamo quanto tempo ci mette ad attraversarmi. Ok, allora facciamo una prova. Fu. Ok, più o meno dovrebbe essere qui. L'aereo dovrebbe arrivare da ste parti. Quindi dovremmo sparare qua, più o meno così. Ok. Ogni quanto me spara. Ok, perfetto.
Dovrò fare così al momento in cui l'aereo si sta avvicinando, dovrò sparare tipo all'impazzata così. E prima o poi uno più, no? Eccolo. Che cazzarola de puta, porca puttana, porca. 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 Allora, fermi. Ok, regà, mi sa che taglio qua e se vediamo dopo. Sta venendo pure il brutto tempo. Eh sì, signore, sì, signore. Madonna, sta barca sta tipo volando. Sta affondando. Può darsi che affonda anche fra un po'. Però vola. Nel frattempo vola anche. Guardate, guardate, boom. Boom, me la sta dirigendo lui dove gli pare a lui. Cioè, non ci stanno altri posti. Cioè, va dove gli pare. C'è il mare che è troppo mosso. Allora ci si mette di fianco si naviga tranquillamente. Poi vabbè, quando devi andare in un punto un po' più specifico, ci vai piano piano. Piano, piano. Boom, mazza e botta calato, fratello. Ok, sei arrivato. Basta, fermate. Che fai, torni giù? Sì, mi sa che riesci a tornare giù. Mi sa che l'acqua se la ripia. No, non si è ripresa. Addio. Sì, adesso se l'è ripresa. Ciao, barchetta. Porca vacca. Niente. Mi sa che affonda. Non mi ha capito se affondano veramente o no queste barche da su GTA 3. No, mi sa sparito. Vabbè, ragazzi. Ci vediamo tra poco. Ok, ragazzi. Ok. Lalalala, ci siamo riusciti. Porca vacca, raga, che sudata che ho fatto. Il problema è che abbiamo 250 milioni di pattuglie, 750 milioni di poliziotti appresso, 1 miliardo di onde del cazzo che mi stanno facendo traballare tutta la nave. Ora, porca puttana, ho recuperato sta cazzo di nave a 2 all'ora. Mortacci, stracci, lacci, merda de gutta, merda de gatto e de pure de cane. Allora, questa nave di merda va a 2 all'ora, porca puttana. Io a me mi serve una cosa che corre, Santa Lucia. Me stai andando piano. Oh signore, ma come mi dite come faccio a fuggire all'elicottero con sta mandrappata di nave che va a 3 all'ora? Me lo dite? Me lo dite come faccio? Ma no, vi rendete conto? Ma che è? Ma che nave è? Sì, ciao core. Ciao core, ciao core. Che ti possa scoppiare. Dove cazzarola devo andare? Porca vacca, dove cazzo devo andare? Mi sono perso, mi sono perso. Mi sa che devo posare la nave. Ok. Allora. Porca! Allora, corri fratello, corri. Ecco, adesso stiamo proprio nella merda, raga. Nella merda più totale siamo, eh. Eccolo perché. Wow. Corri, corri, devi correre. Devi correre il più possibile. Corri, corri. Cori, sì, ciao, eccolo che sono morto, eccolo che sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, porca puttana, porca vacca ladra, porca puttana vacca. Vai così, schiaccia l'acceleratore come un treno. Ehi, ho sbagliato strada, pure loro però, per fortuna. Allora, fermi perché qui, porcaccia Eva. Un altro elicottero. Ma quanto sono contento, guarda. Ma quanto fottutamente sono contento. Wow, polizia. Wow, mi tamponano.
Wow! Addirittura! Così tante! Per una sola persona! Fuck! No, sono arrivato! No! No, 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 oh, porca vacca, Cori! Sono arrivato! Sono arrivato! Te prego, non mi uccidete adesso! Non ora! Non ora! Oh, porca vacca! Non ora! Non ora! Wow! Oh, porca miseria ladra! Eh? No! Ha ucciso Avignon lì. Ha ucciso la puttanella. La maledetta. Porca vacca, stiamo in mezzo ai guai proprio. Uno, perché sono quasi morto. Mi serve da recuperare assolutissimamente la vita, regà. Assolutissimamente proprio. Quindi, abbiamo subito la cosa qui. Non rompete, coglioni. Allora, abbiamo la polizia. Sì, buonasera. Il pronto soccorso da ste parti. Recuperiamo immediatamente la vita, raga, perché siamo messi veramente a babbo morto proprio. Ho bisogno di un po' di vita. Andiamo a recuperarla immediatamente. E dai a spararmi con sto fuciletto del caspio. Sto a 4 di vita, raga. Di 100. 4 di 100. Manco a dire 4 di 2. So 4 di 100. Allora, quel punto rosso là, questo lo voglio io. Questo è mio, questo è mio. Porca vacca, che recupero bestiale. Qua non c'è niente, eh? No. Che mega recupero. Che sudata. Allora, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Vediamo che vuole la tizia lì che ci ha scoperti, credo. Che sicuramente non è Asuka, perché Asuka era morta, stecchita. Era la figlia di Salvatore. Di Salvatore! Me Salvatore! Salvatore, che sicuramente lei avrà scoperto che l'abbiamo ucciso noi. Perché sicuramente gli avranno detto qualcosa che non doveva dirgli. Ed eccola lì che è venuta ad uccidere prima la nostra amata Asuka. Perché lei ogni tanto Asukava un po' troppo. E poi dopo ha ucciso anche... Vorrebbe uccidere anche noi. Comunque, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono NDD, ricordatevi di iscrivervi e di lasciare qualche commento, che sta diventando sempre più bella questa situazione. Noi ci vediamo in un prossimo episodio e ciao a tutti. What's up?